Ciao, ciao. Sì, non fa niente, lui che è così, iperattivo. Senta, il Papa ha detto che questi migranti vanno accolti per motivi umanitari. Ha ragione. Tutti? Ci sono anche i delinquenti, però come fa a distinguere tutta quella gente? Capito? Però la maggior parte sono siriani, sono libanesi che hanno subito delle guerre e vengono per forza a dire una sporcata da qualche parte. Che i migranti? Che vanno accolti, non vanno respinti alle frontiere. Ah no, secondo me vanno tolti dall'Italia. Tutti espulsi? Sì, sì, non c'è più lavoro per gli italiani. C'è anche quelli che sono già in Italia? Sì. All'Italia agli italiani? Sì, esatto. Io sono nato cattolico e quindi battezzato, eccetera. Però voglio dire, sono abbastanza critico in generale, no? Su questo lo segue il Papa o no? No, non posso seguirlo. Perché? Perché non si possono accogliere tutti indistintamente. Io capisco che sia importante accoglierli. Però perché il Papa dice addirittura che sono un dono i migranti. Può darsi che lo siano, non lo so, va verificato più in là, non si può dire oggi sono un dono, oggi sono un grosso problema. Un flusso continuo, domani, fra 20 anni, noi europei dipendiamo da loro. Il Papa sbaglia quindi? Per me sì. Lo dice anche da cattolico? Anche da cattolico. L'accoglienza sì, un conto, però quelli lì vengono come il riccio, sai il riccio come fa? Un po' alla volta, entra dentro e ti manda fuori a te. Io non sono per cacciare nessuno, quindi con le regole giuste vanno accolti. Lei è cattolico? Sì. Perché molti cattolici su questo il Papa non lo seguono. Però sono un cattolico non praticante. Il Papa fa il Papa, io faccio il parrucchiere. Però... Come cattolico cosa pensa? Io dico che bisogna aiutare, però bisogna distinguere le persone, bisogna vedere effettivamente se scappano dalla guerra, perché purtroppo ci sono un sacco di... Se scappano dalla povertà ma non dalla guerra? Anche dalla povertà bisogna aiutarle, però giustamente bisogna aiutare queste persone, un po' tutti quanti, non solo noi in Italia. E lei che dice? Purtroppo il Vaticano, non il Papa, pecca a volte di coerenza, perché parla di muri, ma il Vaticano è un feudo invalicabile. Parla di accoglienza, ma poi hanno migliaia di strutture che vengono usate a fini economici. Lei è cattolico? Cattolico, non tanto praticante, ma profondamente cattolico, sì. Vedere le immagini di quelle famiglie, di quei bambini in difficoltà, come madre, probabilmente sono toccata in questo. Ma è praticabile un'accoglienza incondizionata? No, assolutamente no, infatti penso che qualche regola, molte regole debbano essere poste, non come quelle che magari pone la Norvegia o altri paesi del nord Europa, però penso che con delle regole precise si possa accogliere. Non puoi così accogliere tutti a cecca, dovrai a metterli anche in condizioni se vengono qua a poter stare, a non causare un problema al popolo, no? Che... Lei è cattolica? No, sono ortodossa. Dovremmo secondo me accoglierli nella giusta maniera, organizzati. Tu sei cattolico? No? Sì. Nella giusta maniera, organizzati, non in maniera alla rinfusa, ma dobbiamo accoglierli. Rimarrà lettera morta questo appello o smuoverà qualcosa a livello politico? Ma speriamo che con la sua popolarità che ha nel mondo, Papa Francesco sia d'aiuto per queste persone. Il problema, secondo me, è che si dovrebbe mettere un po' a disposizione anche la Chiesa, cioè mettersi veramente a disposizione con locali, con strutture. Ma il Papa Francesco qualcosa sta facendo? Lui sì, è il resto intorno a lui che non lo sta facendo, e quindi se tutti lasciassero un pochino del loro spazio che hanno, delle loro stanze, ospitassero anche loro questi profughi come stiamo facendo noi, sarebbe una cosa. Cioè dovrebbero perfetta. Dare il buon esempio? Certo. Penso che se capitasse a me anch'io andrei da un'altra parte. Quindi chi fugge da una guerra o anche dalla povertà va accolto in Europa? Subito, immediatamente. Quindi lei condivide l'appello del Papa? Sì, anche non essendo cattolico. E non mi piace neanche che, vabbè, tutti dicono che questo Papa è buono, bravo, a me, vabbè, mi è indifferente. È un grande gesto, molto generoso, in linea con la sua figura, quello che ha fatto fino adesso. Quindi una spinta verso il resto della società, che fa molta fatica invece a seguire la generosità che ha proposto. Secondo lei smuoverà qualcosa?
Non credo, cioè un po' di cosciente sì, a livello politico fondamentalmente no, non credo. No, non penso che le parole del Papa possano smuovere le coscienze, però la storia, la società e gli eventi poi alla fine porteranno inevitabilmente ad un'accoglienza che sarà susseguente ad uno scontro. Ciao Fulmine!